tutti e benvenuti in un nuovissimo video degli Area Zero e Spacchettamenti. Sì, tutte cose tu. Tutte cose. Ora torna lui, prima fa il principe al mare, poi torna ed è vincente. Bentornati! Ciao Roby, come stai? Bene. Grazie. Molto prolisso come al solito. Bentornati, come ha detto Roby. Vi ricordiamo del giveaway, mancano 7 iscritti mi pare, quindi iscrivetevi al canale, mettete like se il video ovviamente vi piace e attivate la campanella. Detto questo, vi ricordiamo che il giveaway dei 450 iscritti saranno tutte le CHR di Battle Region. Ah, la telecamera guarda, non metto a poco, adesso la sistemiamo. Vediamo, ecco qua. Benissimo, ok. Detto questo, via le carte, oggi si torna a spacchettare. Italiano, stai morendo? Sì. Ah, peccato, avvisami se devo chiamare l'ambulanza. Torniamo a spacchettare italiano perché abbiamo Vox Pokémon Go che Roby ovviamente ha tolto dalla scrivania. Eccolo qua, abbiamo un bellissimo box. Executor di Alola V. Sì. 4 carte più una grande, una jumbo e la carta promo di Executor di Alola, ma per ora la togliamo perché la poche posta di oggi c'è come prima carta italiana. Questo è uno shorts che io ho fatto, tu i shorts non li hai visti, no. Perché tu in vacanza... No, quanti ne hai fatti? Uno, in tua assenza uno. Ah, sotto. Sì, no, forse due, ma... Ho intravisto l'inizio. L'inizio dura 15 secondi, no, e non l'hai visto. Ho intravisto. Cioè, non ci guardano neanche gli stessi. Non si guardano neanche gli stessi proprietari. Che speranza abbiamo di fare crescere questo canale se non guardi neanche tu stesso? Comunque, guarda cosa ho trovato. Vabbè, che cos'è? È Arceus V. Benissimo, perché non l'avessi visto lo shorts al parco di Monza, l'ultimo shorts caricato. Penultimo. Ne ho fatto uno a Milano. E guarda questa bellissima sleeve. Vabbè, che cos'è? Ma è bellissima. È quella cosa a raggioni che sembra un occhio molto inquietante? Credo sia tipo... Siamo tutti fossili, quindi sia tipo una pietra d'ambra. E questo è uno scudo d'acciaio, sì. Sono delle rovine, mi sa. Oppure un mattone. Anche. Comunque, Pokémon Go. E guarda cosa c'è. Il Charizard. Radiant, perfetto. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire shiny, lucente in italiano. Ed è la carta che ci mancavano. 3 Radiant perché noi abbiamo trovato Eevee. Quindi indovina cosa c'è qua. Venusaur e poi Blastoise. Bravissimo. Ma per la serie sleeve giapponesi pazzesche, guarda che sleeve c'è qua. Vabbè, questa devo dire è bella, però non la preferisci? Io preferisco questa. Io preferisco quella di Aerodactyl. Davvero? Io preferisco questa con tutte le evolution, devo dire, molto più bella. Ed è Arcanine di Hisui, che ci mancava per completare Dark Fantasma. Con questa abbiamo completato il set regolare. Un altro bellissimo Aerodactyl. Quindi è un Namel. Però ditto. Esatto, Namel ditto. E qui abbiamo un Bidoof ditto. Esatto, credo ci manca l'ultimo ditto e abbiamo completato anche questo. Quindi poche posta a base di Pokémon Go, questa giusto per fare il recap chi non avesse visto lo short. Detto questo, dobbiamo iniziare a sbustare. A questo punto però fronte remoto e l'altro io la metto qua perché dopo, anzi la metto così perché c'è bisogno di una magia. Quindi vai Roby. 3 2 1 E per magia tutto spacchettato, quindi abbiamo Executor promo piccolo e Executor jumbo. Esatto, queste sono la lista di codici, va bene, questi poi li regaliamo. Abbiamo la lista, abbiamo Executor da Lola jumbo, Executor normale. Questa quasi centrata bene, vediamo i bordi sempre tagliati un po' malaccio, però figuriamoci. Quindi via assistente, via le 4 bustine, hop, solo 4. Allora noi dobbiamo trovare ancora la prima lucente. Mentre tu non c'eri, io ho spacchettato il box di Charmeleon con sole 3 bustine. Indovina cosa ho trovato? La ditto? No, oltre il ditto che non me ne ero accorto, ce l'hanno fatto notare, grazie per avercelo fatto notare nei commenti. Indovina cosa ho trovato? Ho trovato un bellissimo Dragonite Hyper! Però su sole 3 bustine, quindi se non trovo niente, adesso che sei tornato tu, sappiamo di chi è la colpa, sappiamo chi...
chi porta, diciamo, meno fortuna. Comunque, l'executor codice... della Lola. L'executor della Lola. Codice, togliamo tutta la roba che qua facciamo, siamo tutto bene. Codicino. Quindi 1, 2, 3, 4. Vediamo se questo spacchettamento, questo sbustamento ci riesce bene. Allora, energia di tipo? Psycho. Stilix. Xatu. Gratta tantissimo le carte. Sono tutte tagliate. Caramella rara. Magikarp, Onix, Eevee, Namel, Nonditto, Raticate di Alola, Bibarel, Reverse, e iniziamo con una V-Max! Viastro. Viastro, sì, vabbè, V-Max, adesso scusate. Adesso non porto fortuna, Papà è stordito, quindi, ecco, benissimo. Allora, Mewtwo, per ricominciare, ritorniamo con Mewtwo! Bellissima, sì, bellissima, bellissima. Sempre esatto, bene. Quindi, seconda bustina, togliamo via tutto e via, seconda bustina. Allora, prima bustina, Viastro, però siamo un po' scocciato di raccattare solo Mew. Diciamo che Mew ci vuole bene, l'abbiamo capito, giusto? Però vorremmo trovare anche una Radiant. È possibile trovare una Lucente, per favore? Una... un Charizardino, ma mi accontento anche di un Venusaur. Blastoise è proprio brutto, però vabbè. Forza, incubatrice. Uova, Solrock, Spark, Bulbasaur, Namel, Nonditto, Raticate, Tranquil. Stai tranquillo. Larvitar. Charizard Reverse, va bene, Charizard di qualcosa. È un bel niente, un Blissey Holo, va bene, va bene. Sicuramente... la V-Max, ultime due bustine, V-Max, ancora continuo a chiamarla V-Max, la può chiamare V-Astro, ormai ce la posso fare, sono altissime, c'è una carta, sono le carte sono altissime, quindi c'è pure il rischio di tagliarla, un P-Dav, l'abbiamo già visto, Codicello, poi, solito, Tricchettino, energia di tipo erba, dai, Elettro, vediamo un po', grattano come al solito tantissimo, quando grattano così porta fortuna, Lunaton, Ivysaur, War Turtle, Pidav, Rattata, Wimpod, Pikachu, Squirtle, Pikachu Reverse. Pikachu Reverse, un bel niente anche qui, un bel niente Lapras. Volevo forse ci manca il Lapras. Volevo proprio dire, questo è il contrario di una cosa che è successa una volta a Monza. Eravamo a... lui ha detto... Lui chi? Tu. Tu hai detto che questo non grattava, quindi non c'era niente, e poi abbiamo trovato un Lucario B. Proprio non grattava. Ma i Lucari non grattano, a quanto pare grattano. Questa non gratta, vedi, questa non gratta, quindi vediamo se è vero. È energia. Blanche, ma non gratta, non sto dicendo che gratta l'ultima, grattano proprio le carte che sono tagliate male. Se tu guardi poi sono proprio tagliate male, adesso ti faccio vedere. Magikarp, Meltan, Eevee, Pikachu, Squirtle, Solrock. Anche stavolta, vedi, anche qua niente. Uno bellissimo Snorlax. Quindi, con un misero l'ennesimo Mewtwo Viastro, abbiamo completato anche questo box. Se le carte le metti qua, adesso mettiamo anche tutte le altre. Guarda, vediamo se stiamo accogliendo. Magari non spegniamo la luce. Allora, sulla telecamera non si vede. No, si vede. Vedi, guarda. Vedi, queste carte qua sono molto più alte. Se tu poi adesso, vediamo, la mettiamo... Ok, guarda lì, vedi? Ci sono la metà delle carte più alte, la metà delle carte più basse, proprio sono tagliate a mano, come se fossimo 40 anni fa, proprio fatte malissimo. Vabbè, ma questa è la guarda qua pure. Sono tagliate da umani e non da macchine. No, sì, infatti la qualità di stampa lascia come sembra desiderare per la parte europea. Per le parti giapponesi abbiamo già visto che sono come sempre una meraviglia. Naturalmente qui non si vede, ma la differenza di qualità si sente e come. Comunque, per la parte Pokémon Go, in attesa delle tin, lo sbustamento finisce qua. Noi ci rivediamo con un bellissimo Lost Abyss. Alla ricerca di Giratina, artwork dell'anno, come fu l'artwork di Umbreon VMAX. Mm-hmm.
l'arte dell'anno è sicuramente quello di Giratina V Special Art o Alternative, come dir si voglia. Detto, e poi naturalmente Evangelion, il box di Evangelion per i vecchi quarantenni come me, a cui piace Evangelion. Detto questo, dagli R0 è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.